Ciao, vediamo come applicare un effetto rossetto con Adobe Photoshop. Chiaramente stiamo parlando di una colorazione efficace ma anche molto semplice da attuare. Una volta caricata la nostra immagine nell'area di lavoro, andiamo a duplicare il livello sfondo che troviamo di default nella panel livelli, trascinandolo con il mouse verso l'iconcina crea nuovo livello che sta in basso a destra, oppure potremmo utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl più J o Command J. Una volta creato la nostra copia, andremo a creare un livello vuoto. Ci spostiamo quindi sempre sull'iconcina in basso a destra e creiamo un livello vuoto. Poi col pannello strumenti andiamo a selezionare il strumento pennello e lo strumento tavolozza di colore. Qui scegliamo un rosso piuttosto acceso e clicchiamo su ok. Ora facciamo uno zoom verso le labbra con lo strumento pennello attivato, facciamo un clic col tasto destro, selezioniamo un pennello con la punta dura, assicuriamoci che abbia un diametro la punta che varia tra i 9 e i 12 pixel. Questo ci permette di applicare una colorazione, diciamo così, efficace, ma soprattutto piuttosto precisa rispetto alla punta che abbiamo scelto. Bene, ora che abbiamo applicato la nostra colorazione, ci spostiamo sul menu filtro, poi su sfocatura e controllo sfocatura. Qui, attivata la modalità anteprima, dobbiamo applicare un raggio che varia tra i 5 e i 10 pixel. Attenzione a non applicare un raggio più grande perché altrimenti la sfocatura straborda sulle labbra, quindi va oltre quelli che sono i confini delle labbra. Questo chiaramente, questo range tra i 5 e i 10 pixel dipende molto dalla risoluzione della foto. Applichiamo un raggio quindi di 5 pixel e dopodiché andiamo a cliccare su OK. Ora ci spostiamo sul pannello livelli, assicuriamoci che il livello vuoto sia selezionato, dopodiché andremo ad aprire il menu che contiene tutti i metodi di fusione e passando con il mouse sopra vedremo subito come si applicano e come sarebbe l'effetto finale se applicassimo i livelli selezionati. Infine andiamo a selezionare il metodo di fusione luce soffusa. Qui poi andremo a diminuire leggermente il livello di opacità portandolo intorno agli 89-90% e andremo anche a diminuire un po' il livello di riempimento portandolo magari al 95%. Poi nascondendo l'occhiolino vedremo com'è l'effetto prima di partire, come l'effetto dopo, chiaramente la lavorazione, il prima e il dopo. Bene, se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di iscriverti al canale in modo da non perderti i prossimi video tutorial su Photoshop, Illustrator e altro. Ciao, grazie e alla prossima!